Ti presento il signor Alessandro, buongiorno, e la signora Claudia, buongiorno anche a lei. Presiede il nostro giudice Francesco Riccio, in piedi cortesemente, grazie. Buongiorno. Comodi. Signor della Chiesa, Marco, buongiorno. L'udienza riprende, abbiamo a ruolo la causa tra Alessandro e Claudia. Prego, signor Alessandro. Sì, buongiorno, signor giudice. Io sono qui perché ho bisogno del suo aiuto. Sì. Deve riuscire a far andare via da casa mia Claudia, la mia ex fidanzata. Dopo 6 anni di convivenza è ormai un mese che ci siamo lasciati e lei non se ne vuole andare. Signor giudice, quello che dice Alessandro non è corretto, perché lui parla di casa mia, invece è casa nostra, perché io ho speso... No, è casa mia perché quella l'ho acquistata prima che io e te ci conoscessimo, per cui è casa mia. Sì, allora, prima di tutto non l'ha acquistata lui, ma l'hanno acquistata i suoi genitori. Appunto, inoltre io ho speso genitori. I miei soldi, dei soldi che avevo da parte, che ho avuto da un'eredità di una casa venduta, beh, diviso dai miei fratelli. Comunque erano circa 30.000 euro che io ho speso per ristrutturare questa casa. Ristrutturazioni che non era necessario fare. No, signor giudice, era necessario. Quando mi sono trasferita a vivere da Alessandro, c'era un bagno piccolissimo con una vasca inutile. Era più che funzionale. Lei cosa no, ha voluto fare? Metterci funzionale... due lavandini in questo certo, bagno. Certo, certo, perché io e lui facciamo più o meno lo stesso lavoro e usciamo alla stessa ora. Quindi avere un lavandino e una vasca significava perdere tempo tutte le mattine. Invece, certo, l'ideale sarebbe stato avere due bagni, sì, ma almeno due lavandini e una doccia, che primo è più economica e secondo è anche più veloce, quindi non era inutile. Poi ovviamente, avendo rifatto i sanitari, abbiamo rifatto anche le piastrelle. Sì, perché ha voluto per mettere forza un bellissimo mosaico nel bagno senza lasciare, certo, le piastrelle che c'erano. Ma certo, perché quella doveva essere casa lei nostra. Non vuole andare proprio via. Lei no, si rifiuta... perché quella è anche casa mia. Io l'ho rifatto, ho preso anche un armadio nuovo, un letto nuovo, perché non volevo stare in un letto dove lui era stato con altre donne. Insomma, io volevo che quella fosse la nostra casa, perché pensavo che Alessandro fosse l'amore della mia vita, e adesso lui mi sbatte fuori di casa che è anche mia. No, quella casa è mia perché l'ho acquistata prima che noi ci conoscessimo, per cui lei deve prendere la sua roba e andare va via. Va bene, io prenderò quando avrò tempo, quando avrò trovato un'altra casa, non dall'oggi al domani. Io signor giudice, sono anche disposto ad aiutarla a cercare casa. Con sì, l'affitto, grazie. Se non ce la fa, le posso andare incontro per i primi tempi. Ma non è una questione solo di affitto, è una questione anche emotiva. Io ci ho vissuto per 6 anni, io ho la residenza lì, il medico lì, il lavoro vicino a casa. Io voglio trovare un'altra casa che mi dia le stesse quindi garanzie. Quindi vuole del tempo ragionevole. Voglio del tempo, sì. No, lei invece perché è così fermo? Beh, prova a immaginare lei cosa vuol dire continuare a convivere con una persona con cui tu non vuoi più convivere, okay, che non ami più. Quindi il problema ormai è un tuo, mese. Se mi ti ha, dà mi ha completamente deluso poi Claudia, perché comunque lei è completamente cambiata rispetto a quando io ci siamo conosciuti. Io non sono cambiata, io sono cresciuta. No, sei tu che sei cambiata. Rimasto quando avevi 20 sei cambiata anni. E sei diventata anche un mostro. Ah, un mostro? Sì. Dopo 6 anni che viviamo insieme sono anche un mostro. Sì, sei un mostro, perché allora le spiego, noi ci siamo sei conosciuti. Sei tu il mostro che mi butti fuori di casa dopo 6 anni di convivenza, che avevi detto che ero il suo grande amore. Adesso certo. Sono un mostro, bene. Sì, sì, eri il mio grande amore, però io avevo messo da subito dei paletti, signor giudice. Allora, questa casa io ci sono andato a abitare 7 anni fa, è stata acquistata dai miei genitori e io ci sono andato a abitare da solo. Per come vedevo io la vita, non vedevo la mia vita in coppia con un'altra donna. Perché... Certo, non la vedevi, però hai cambiato idea, come ho cambiato idea anch'io. No, e si io può non ho crescere, cambiato idea. Si può cambiare nella vita. Anch'io pensavo che non sarei mai andata a convivere, perché comunque io sono cattolica, ho certi principi. Invece Alessandro, quando l'ho conosciuto, sì, ha però... pensato proprio che fosse il colpo di fulmine, il grande amore. Allora, quindi... signor giudice, le spiego. Io non volevo avere delle storie serie in passato. Allora, per me le donne si sono sempre divise in 3 categorie. Allora, quella che appena ci esci ti chiede subito che auto hai, dove abiti, che lavoro io, fai, non mi solo per guardarti di aver il portafoglio. Questo. È vero, non la sei seconda in categoria. La seconda categoria invece sono di quelle donne che dopo una settimana che ti conoscono già puntano al matrimonio, a dei figli. Ma io non te l'ho chiesto dopo una settimana, te l'ho chiesto dopo 6 anni. Sì, ma tu sei stato l'unico uomo della mia vita, quello importante. E poi la terza sono quelle un po' frivole invece che gli interessa il vestito firmato, il ristorante... insomma, proprio la bella vita. E lei a quale categoria? Lei non appartiene a nessuna di queste 3 categorie. Perciò è un mostro. No, ed è per questo che 6 anni fa mi ha colpito. Ma
lei è cambiata e praticamente non lei adesso cambiata. Sta puntando al matrimonio e ma a me certo, non interessa. Ma certo, perché tra due persone mature è, una è naturale che dopo ma sei sarà anni naturale si per arrivi te. Al matrimonio. Allora, le spiego, noi abbiamo iniziato a uscire e continuavamo a condurre quella che per me era una vita normale. Allora, noi abitiamo a Milano, per cui a me piace uscire, mi piace ma la serata. Ma anche a me piace uscire, fuori a non cena, è che se ci viaggi. Sposiamo non viviamo invece più. Lei da un anno a questa parte che cosa fa? Inizia a risparmiare. Risparmiare perché? Perché vuole sposarsi, vuole avere dei figli. La è una nuova degli... categoria, la quarta. No, in realtà è entrata nella seconda categoria, ah, no, sì. Perché sì, punta al matrimonio ai figli. Esatto. Ma signor giudice, tutte le donne sognano il matrimonio, tu sai anche quali sono i miei principi. Io ti ho aspettato per 6 anni. No, non è che dopo una settimana ti ho detto sposiamoci. Io credevo, tu sei stato l'unico uomo della mia vita, il mio grande amore, per me... Era il mio sogno sposarmi con te, poter sì. avere dei figli, condividere la vita con te. Era il tuo sogno, non era il mio. Io da subito ti ho detto che a me il Beh, matrimonio da però e in qualche modo mi hai illuso, perché mi hai detto vieni a vivere da no, me, eri tu, romantico. Sei tu che mi hai illuso, perché io da subito le ho detto che non mi interessava. Però lei faceva il romantico. Io facevo il romantico, sì, signor questo giudice, è vero. Era perché, veramente... Allora, il fatto è questo, per me il matrimonio è un vincolo e il non essere sposati vuol dire scegliersi tutti i giorni, per cui io... ogni sera che passavamo insieme per me era un'occasione per riconquistarla. Ogni volta io dovevo però, conquistarla signor giudice, cioè lei doveva superare un esame ogni sera. No, non è che doveva superare un esame ogni sera. Però le voglio fare anche un altro esempio. Allora, noi uscivamo già da un po' di tempo assieme. Erano più le sere che passavamo a casa mia che rispetto a quelle che lei passava poi a casa sua. Perché lei, credo, se ricordo bene, convivesse con sì, una con sua una amica. Mia amica. Una con... sera si presenta da me con un pacchetto con dentro due libri identici, ovviamente libri d'amore, e mi dice: così anche se stiamo in due case separate potremo leggere lo stesso libro, sottolineare le stesse frasi e poi chissà, magari scopriamo che abbiamo sottolineato esattamente le stesse parti del libro. Infatti, allora, quindi avevamo lì... un'affinità particolare, lo riconosci anche tu, sì, che lì siamo sul... bene insieme. Lì sul momento questa cosa mi ha colpito, perché effettivamente era una ragazza fuori dal comune. E, e quindi adesso mi sbatti fuori di casa perché così... No, infatti in quel momento io ho deciso di andare a convivere. Cioè, quel passo per me è stato veramente un cambiamento giudice, secondo me enorme. Alessandro non è mai stato onesto, tutto, anche il suo essere romantico mi ha fatto pensare che mi amasse davvero, invece le cose non vanno già da un po'. Sì, ormai infatti è un anno, perché per esempio i nostri amici iniziano a sposarsi, chi inizia a avere dei figli, ogni volta che andiamo a una cerimonia, il mio matrimonio sarà più bello, io avrò un vestito certo, diverso. Certo, perché no, non posso neanche sognare? Sì, ho capito, però non mi puoi stressare la vita non ogni volta. Non ti ho stressato la vita, stavo semplicemente parlando. Sì, no, no, non stavi parlando, perché ho un martello che continua a dirmi quando ci sposeremo noi, quando noi no, avremo la ragione un figlio. Per cui lei ha inteso troncare. Sì, praticamente sì, poi in realtà c'è no. stato anche un litigio finale per... Sì, quest'estate per la vacanza, sono 6 anni che siamo insieme, signor giudice, sono 6 anni che io vado in montagna con lui, in dei posti che le dico, neanche l'eremita, quello... Ma già più... abitiamo a Milano tutto l'anno, nello smog, nel traffico, quindi... nella confusione. Un Alessandro, po' di lei come intende concludere? Allora, quello che io chiedo è che Claudia... lasci la mia casa, prenda le sue cose e se ne vada, perché quella è casa mia e io voglio riprendere a vivere la mia vita. Lei invece? Io invece voglio rimanere lì finché non troverò Va un bene. Altro posto. Abbiamo sufficienti elementi e mi ritiro per deliberare. Va bene, allora che facciamo? Andiamo in pubblicità? Sì. Ci vediamo fra poco, dopo la pubblicità. Grazie. Insomma, questa signora, per esempio, intanto facciamo il riassunto, Marco, sì, perché sennò chi si è messo... la storia di Alessandro e Claudia, un... ragazzi, dopo 6 anni di fidanzamento, decidono che la storia finisca, e lo decide principalmente Alessandro, che è proprietario di casa e vuole mandar via la ragazza da quella che era casa sua. La ragazza dice, no, io ho speso molti soldi anche per fare delle ristrutturazioni, quindi questa casa è anche un po' mio, è anche un po' mia, e deciderò io quando e come potrò andare via. Questo nasce dal fatto che lui era anche d'accordo a una convivenza, ma la ragazza spingeva molto per il matrimonio e questa forzatura ha fatto sì che si rompesse che la porta. Si rompesse. E allora questa signora fa una domanda giusta: non sposarsi è non scegliere?
Mi fa sorridere il signor Alessandro dicendo che non sposarsi è scegliersi tutti i giorni. Secondo me non sposarsi è non scegliere. Ho 28 anni, sono sposata da 5, due bimbe di 3 anni e 11 mesi e con mio marito è sempre come il primo giorno. Noi ci scegliamo tutti i giorni e ci amiamo ogni giorno di più. Chiara? Beh, non sono d'accordo. Allora, perché sentiamo. Ti spiego perché. Perché comunque causa. Un matrimonio crea un vincolo anche, se vogliamo, se uno è religioso, con Dio, c'è un vincolo anche con la legge legale, sì. Civile, eccetera. Quindi comunque tu, bene o male, sei comunque legata a questa persona, volente o nolente. Beh, mentre invece se ti sposi vuol sì, dire che puoi sei anche volente. Divorziare, però diciamo poi nel corso dei giorni, negli no, anni. No, dico, se ti vuoi sposare, tu già arrivi al divorzio, invece no, volevo arrivare al matrimonio. Arrivo al divorzio, arrivo alla vita che va avanti. Mentre invece due persone che stanno insieme, non essendo legate da nessun vincolo, effettivamente sono libere ogni secondo di andarsene ognuno per la sua strada, però si scelgono ogni giorno per rimanere insieme quel giorno. Sì, ho capito, però ci sono anche delle unioni che vanno verso la direzione dei figli, dei bambini, di crearsi un nucleo, di mettere pietra su pietra insieme, invecchiare insieme, poi magari la vita è quello che dico anch'io. La vita sì, ti dà c'è un altro vincolo che ti lega al di là della scelta quotidiana. È solo capito? Scelta. Questo voglio intendere. Allora tu scegli di sposarti o scegli di non sposarti. Brava, questo è il fatto, però scelta scegliere, dimmi. Non deve sancirlo il sindaco se io voglio scegliere quella persona tutta la vita o un prete. Che se io voglio stare insieme con quella persona tutta la vita, lo decidiamo io e lei, è un patto mio e suo. Allora il matrimonio uno lo abolisce. Il matrimonio te. Per come la vedo io oggi come oggi è più una consuetudine, diciamo. No, ma è anche una perché forma il vero di patto tutela d'amore, della il vero persona patto d'amore, che ami. Il vero patto d'amore si fa tra due persone liberamente. Secondo me se lei non avesse insistito per sposarsi la vostra storia sarebbe andata avanti magari tutta la vita. Invece come lui si è sentito vincolato automaticamente è scappato. Ma non magari è un vincolo, cosa non sarebbe è una cambiato manè. Signorina, cosa sarebbe cambiato se voi non vi fosse io mi sarei sentita più protetta, più vede, allora è una copertura. No, ah, non scusa, è una cioè copertura, più tutelata, è una cosa più tutelata. Naturale. Guardella, quindi è come se non si fidasse di lui, cioè sposandosi alla e fine se andiamo se a vedere in fondo è come se ci si coprisse le spalle. E se io dovesse capitare così. Che abbiamo così, dei figli, cosa uno sono se ne può andare randaggi. Anche se sei sposato. Sì, però quanti limiti, quanti vincoli ci sono se dopo ci scusa, si divorzia? Ma scusa, se avessimo dei figli, cosa allora sono i miei figli? Signora, lei prima padre, di fare dei figli... Dei randaggi? Prima di fare dei figli, sicuramente vi rendete conto se siete fatti l'uno per l'altro, se vi amate e se volete portare avanti un progetto. Ma io dopo 6 anni mi sono già resa conto, cosa devo aspettare? Perché tu stai 90? Dicendo alla signora adesso che se, sicuramente, se lei vuole fare dei bambini, deve capire se ama veramente il Signore. A questo punto tu stai dicendo, allora, se lei vuole fare dei bambini e capire se ama veramente il Signore, a questo punto ci si sposa? No. E i bambini come crescono no? Così. I bambini si riconoscono, Rita, ma per quale motivo il bambino deve essere no, deve, essere, no, deve no, lasciare no, per forza in matrimonio? No, io non sono d'accordo. Scusa, quando lo allora, devo fare capire? Un bambino io e stare insieme anni, è un atto d'amore. 20. Sposarsi e firmare non è un atto d'amore, è un atto per coprirsi, diciamo, ma per, non è vero, per coprirsi. Non è assolutamente perché vero. Allora, invece, voler convivere soltanto, secondo me, molte volte è la non scelta del matrimonio, è la non scelta di impegnarsi bravo. Fino in fondo. Ma io mi impegno con te, non mi devo impegnare davanti a un prete. Allora, davanti no, al sindaco. Ma non è il prete, ti impegni con me buono. Davanti a un sindaco o un prete, ha molto più valore che sì, se ci impegniamo no. Noi no. Due tutti i giorni. Sì, vabbè, forse è vero questo. Però Rita, scusa, posso dire una cosa? Ti faccio un parallelo. Un conto è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e un conto è un contratto di lavoro a giornaliero. Ma il matrimonio non è cioè, un contratto di lavoro. Cioè, tu pensa quanto si impegna maggiormente... Ascolta, pensa quanto si impegna maggiormente chi deve essere ogni giorno riconfermato, perché potrebbe il giorno dopo, se non si comporta bene, non essere riconfermato, piuttosto a uno che invece ha un contratto a tempo indeterminato e si approfitta. Ma che è stato esatto, appunto. Che è stato il matrimonio è un contratto di lavoro giornaliero. Arnaldo, per te che non credi nel matrimonio, io ti posso dare un'altra versione perché io magari non credo nella convivenza. Quindi magari io ti posso dire che per me la convivenza è fatta da due persone che non voglio prendersi la responsabilità di un futuro insieme. Esatto. Ti voglio dire che non perché tu una convivenza dal giorno... dalla sera alla mattina puoi farti le valigie e puoi dire arrivederci e grazie, per me la convivenza è finita. E per quale motivo? L'esempio di lui perché lui è andato a convivere ma lui in mente il matrimonio non ce l'aveva proprio. Non ce l'aveva proprio. È una scusa però è una scusa. Ma scusa un attimo, hai paura di stare da sola, hai paura della solitudine, quindi stai con una persona, convivi, ma scusami un attimo, ma non vuoi prenderti la responsabilità di sposarti? Per me la convivenza per quale motivo non serve a niente. Per quale motivo io
devo prendermi la responsabilità di sposarmi e non essere libero di scegliere giorno per giorno. Ti voglio informare che... anche nel matrimonio ti scegli giorno per giorno. Non è vero, nel matrimonio no. Allora, ti voglio informare. Ti spiego la differenza, perché se io oggi, se io convivo con te, domani ti voglio lasciare, ti lascio punto, e non c'ho nessuna conseguenza. Se ti sposo, ma che dici tu? Perché tu non vuoi le responsabilità che subentrano poi dopo il momento alla rottura. Ma una responsabilità la devi avere nei confronti di tua moglie, di una persona che ha condiviso con te degli anni e nei confronti soprattutto dei tuoi figli. Dei tuoi figli. Quando c'è figli è un'altra cosa. Eh no, non è un'altra cosa. Il matrimonio, essendo un contratto, presuppone che ci si prende, ci si obbliga. Ci sono delle obbligazioni da rispettare, ma quelle obbligazioni prescindono dalla libertà, non fanno parte della mia libertà. Se io quelle obbligazioni un giorno non voglio rispettarle, non voglio più stare con te, per qualsiasi motivo, quello che mi stai dicendo. Ma il matrimonio è qualcosa che ti lega, allora, ti lega infatti io è il legame persone, che non voglio, io voglio scegliere tutti i giorni con la tua con la testa, Elisabeth. No, Rita, io dico, cioè, quante storie non vanno avanti per tutta la vita senza essere sposati? E allora, io la vedo molto diversamente, perché a Cuba è comunque diverso, non c'è l'obbligo del matrimonio, non è che non c'è l'obbligo, anche qua c'è l'obbligo del matrimonio. Allora, sì, però Marco, la vedono diversamente perché siete cattolici, cioè comunque vedete la unione della coppia andando in chiesa e così si consolida l'unione. Come si dice? Sì, tranquilla, scusa. Non ti preoccupare. Però comunque lì, cioè, non esistendo l'obbligo del matrimonio, cioè io metto l'esempio di mia mamma e mio padre. Sì. Comunque si sono separati, io avevo 8 mesi, però non erano sposati, sono nata io, cioè non è che allora perché c'è il matrimonio e quindi c'è l'obbligo della coppia. Come di stare dire? Insieme. Sì, dello stare insieme. Cioè, secondo per te non è importante l'obbligo di stare insieme quanto lo stare insieme, in qualunque modo. È vero, giusto, perché o con la convivenza o con il matrimonio. Ci sono tante coppie che vanno avanti tutta la vita, cioè senza essere sposati, quindi non Ma certo, ma certo, ma sicuramente, ma anche quello è amore. Cioè, io non sto discutendo quello. Sto discutendo quello che ha detto lei. Se vogliamo dei bambini, sulla storia dei bambini, poi il matrimonio diventa importante. Anche se io ci credo nel matrimonio. No, se tu vuoi dei bambini. Però, al di là dei bambini. Signora Rita, no? Però anche i bambini si vogliono in due. Se io non ne voglio, il problema non si pone nemmeno. È lei che vuole dei figli. Io da subito le ho detto che non li volevo. Io credo nel matrimonio, indipendentemente da questo. Io volevo fare una domanda a lui. Al signor Alessandro, come può comunque chiedere alla persona che amava fino a poco tempo fa di prendere le sue cose e andarsene da a parte il fatto ho capito, vabbè, come fai a parte il fatto delle migliorie, dei soldi spesi dentro casa e tutto, come può chiedere alla persona che comunque amava, lei non sta chiedendo di rimanere in quella casa a vita, le sta chiedendo un po' di tempo per abituarsi. Sì, ma si deve impegnare per trovare un'altra sistemazione, le ho offerto anche il mio aiuto. Ma chi le sta dicendo? Lei ha detto prima che la casa è pure è sua, cioè, ma infatti, prima chi gliel'ha fatto fa di spendere tutti questi soldi dentro quella casa? Perché se non era casa sua, non ma era casa nostra per me, iniziavamo una nuova vita insieme in una nuova casa. Allora, ci sono due tipi di convivenza innanzitutto, una come l'ha interpretata lei e una come l'ha interpretata lui. Lei l'ha interpretata quella convivenza che è una preparazione al matrimonio, lui è una convivenza come, la differenza è questa, come una stufa con la bombola del gas, tu la riempi, manda calore fino a non si esaurisce il gas, quando si esaurisce se ne va. Il matrimonio è un camino a legna, tutti i giorni deve avere il fuoco acceso, perché il matrimonio che vuol dire, che bella questa cosa, il matrimonio è un cammino a legna, ti è piaciuta? Perché tutti i giorni devi incrementare il fuoco, se no si spegne. Non è come la bombola che oggi c'è il gas e domani c'è il cellulare. Non è così. Tu e tutte le persone che mi parlano di una convivenza prematrimoniale, per conoscere una persona me la dovete spiegare. Perché durante la convivenza posso essere la donna più amorevole del mondo, raggiungere il mio obiettivo, sposarti e poi alla fine diventare una pazza isterica. Quindi, allora lo vedi che però ha ragione chi dice che il matrimonio Rita, poi era. Una persona non la finisci di conoscere mai, la vuoi conoscere dopo 2 anni di convivenza? Ma non è questo, te ne fai un'idea. Io, Eleonora, io
io scusate, io convivo col mio ragazzo da un anno e io credo sia nella convivenza che, che nel matrimonio, nel senso che abbiamo il sogno di sposarci, quindi voi avete il sogno di sposarvi. Abbiamo il sogno proprio di sposarci, di avere una famiglia e avere tanti bambini. Bello. Siamo andati a convivere perché la convivenza per noi è stata una necessità, non è stata né un proviamoci né vediamo, è stata una necessità che non ne potevamo più fare a meno. Ma che bello! Ecco, ci stiamo rendendo conto che nonostante stiamo insieme tutti i giorni ci manchiamo e ci vogliamo sposare e siamo sicuri che andremo d'accordissimo. Ma io sono bello, te lo auguro Valentina. Che bello, allora, guarda. Vediamo la bilancia, Rita? La bilancia? Di già? Sì, siamo arrivati. Sì, vediamo se effettivamente è un contratto capestro il matrimonio, come penso io, o meno. Vediamo se per Alessandro o per Claudia. Dare nettamente ragione a Claudia, 70%, quella casa è anche un po' sua e può decidere lei quando però e come andare. Però tu non puoi parlare, di matrimonio capestro. Rita, per me Marco, così. Ti prego. Poi ne parleremo un'altra volta. Ti prego, ne parleremo un'altra volta, ne parleremo anche in privata sede, se molto vuoi. Molto volentieri. Però se io, secondo me... con lo spirito che sono conviventi, però se, come no, se fossimo io e moglie... Non è un legame capestro. Comunque sì, vabbè, ho capito, perfetto, ci vediamo fra poco. Ho capito, Gigi. Grazie, cortesemente il silenzio, ascoltiamo la sentenza del nostro giudice Riccio, grazie. Prego. Alessandro e Claudio hanno convissuto per circa 6 anni nella casa di proprietà esclusiva di Alessandro. Dal dibattito emesso che nello scorso mese di agosto la relazione tra i due è cessata e Alessandro ha chiesto a Claudio di lasciare immediatamente la casa. Claudia si oppone sostenendo di avere necessità di maggior tempo e inoltre di avere diritto a una maggiore tolleranza da parte di Alessandro per il fatto che ella ha contribuito con circa 30.000 euro alla ristrutturazione della casa. Ciò promesso è da dire che nel nostro ordinamento non vi è allo Stato alcuna normativa che regoli compiutamente la convivenza in assenza di vincolo coniugale. La cessazione di una convivenza, proprio per la carenza di norme che la regolano, determina spesso battaglie legali. Il convivente non coniugato, pur avendo condiviso talvolta anche un'intera vita con il proprio compagno, può ritrovarsi al cessare della convivenza privo di casa, di disponibilità economiche e di tutela. Ora, quando, come nel caso in esame, una convivenza viene a cessare, il diritto di vivere nella casa spetta a colui che ne ha la esclusiva proprietà. In caso di mancato rilascio spontaneo dell'immobile da parte del convivente, senza titolo, il proprietario non potrà allontanarlo egli stesso, ma a titolo per agire in giudizio. L'unico modo che i conviventi hanno per tutelare i propri interessi consiste nello stipulare una scrittura privata che regoli i diritti e i doveri reciproci, personali, economici e patrimoniali e che preveda anche la ipotesi della cessazione della convivenza. Nel nostro caso, nulla di tutto ciò è stato fatto da Alessandro e Claudia. Pertanto, purtroppo per lei, Claudia non può rifiutarsi di lasciare la casa di Alessandro. Alessandro però, proprio in considerazione del contributo rilevante fornito dalla donna per la ristrutturazione della casa, non può esimersi per ragioni di equità dal riconoscere a Claudia un tempo ragionevole per consentirle di sistemarsi altrove. Per questi motivi la domanda di Alessandro merita accoglimento. Avvalendomi del potere di decidere in via equitativa, dispongo che a Claudia sia concesso un termine perentorio di 3 mesi da oggi per trovare una nuova abitazione. Così deciso, l'udienza è tolta. Ha sentito? Ho sentito, va bene. Allora, la signora Adriana, che scrive sempre delle cose che mi piacciono molto, dice: Arnaldo dice che il matrimonio viene visto come una coperta per mettersi al sicuro. A volte è vero, ma si può vedere anche al contrario. È una protezione offerta a chi si ama e nella società in cui viviamo, per poterti proteggere legalmente, io ti sposo. Il guaio è che vogliamo far convivere 3 tipi di matrimonio diverso: religioso, civile e sentimentale, ognuno con le proprie regole. Cioè, io la trovo molto giusta. E molto poi giusto. Mi è piaciuta anche la cosa che hai detto tu, che il matrimonio, come hai detto? Ho detto la convivenza è come una bombola del gas. No, ma il matrimonio è un camino, Rita. Va che sempre, va alimentato con la legna ogni giorno. Alimentato con la legna, se no si spegne. Per questo. Va bene, anche alcune convivenze. Ma secondo come la interpreti? Se la interpreti come marito e moglie, è bene anche la convivenza. Se la interpreti come la mia compagna, il mio compagno, non è la convivenza. Che da domani. Una signora mi ha scritto, cioè, che ha una sola domanda da farle: come si chiama l'altra donna? Non c'è un'altra donna, è la libertà. La libertà? Sì. Fra 3 mesi, finalmente. Vabbè,
Allora, a questo punto noi dobbiamo passare la linea al TG5, ricordare che comunque ci ritroviamo su Rete 4 alle 14 e adesso passo la linea a Elena Guarnieri e Luca Rigoni. TG5, a dopo! A dopo, grazie a tutti, grazie.